I cartelli sono stati collocati allestiti, gli ombrelloni posizionati lontani dalla battigia con i posaceneri. A Pesaro è scattato il divieto di fumare nelle spiagge, sulla battigia, nell'intero territorio comunale, negli specchi d'acqua fino a una distanza di 200 metri dalla riva. Inoltre, secondo l'ordinanza comunale, sarà anche vietato gettare rifiuti connessi ai prodotti di fumo nelle acque marine e negli arenili. Il divieto è per tutti i cittadini residenti o presenti a qualsiasi titolo nel comune di Pesaro. Secondo me è una bella iniziativa. La gente lascia le cicche in giro e quindi non fa certamente un bel servizio agli altri bagnanti. Io da fumatore direi che effettivamente sarebbe meglio non fumare in spiaggia. E farei come hanno fatto a Fano, che di non fumare da nessuna parte, neanche sotto l'ombrellone. L'ordinanza non rappresenta un intervento sporadico, sottolinea l'assessore all'ambiente Heidi Morotti, piuttosto il primo passaggio di un percorso civile e morale che un'amministrazione moderna deve iniziare, in piena coerenza con le politiche ambientali europee ed internazionali. Il divieto antifumo non risolverà immediatamente tutti i problemi ambientali e sanitari connessi, tuttavia è l'avvio di una sensibilizzazione civica, conclude attraverso una nota che da adesso in poi intendiamo rafforzare sempre più. E noi ci siamo attrezzati con dei posizionari portatili che noi diamo ai nostri clienti al bisogno di fumare, per non cercare di sporcare la spiaggia con le cicche e andare a inquinare l'ambiente. Io sono a favore del nuovo decreto perché penso che ci sono delle persone incivili che buttano i mozziconi di sigarette per terra o in acqua, e quindi penso che sia giusto perché ci sono anche tanti bambini sulle spiagge e non vorrei che mio eventuale figlio raccogliesse il mozzicone di un altro che lo butta per terra. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative comprese tra i 25 e i 500 euro di multa.